La violenza sulle donne, ed è bene ricordarlo oggi 25 novembre, non è un'emergenza sociale. La violenza sulle donne è strutturale, è endemica, è trasversale a tutti i contesti culturali e a tutte quante le fasce d'età alle quali appartengono le donne. Oggi è una giornata innanzitutto di lotta e noi abbiamo fatto una sorta di chiamata alle armi, abbiamo chiamato a raccolta tutte le forze del comune, quelle interne e quelle del privato sociale che collaborano col comune. Scendono in campo istituzioni, sindacati, associazioni e la città intera per dire basta al femminicidio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Napoli le iniziative hanno preso il via con la mattinata di dibattito al Maschio Angioino per riflettere sul tema della violenza di genere a partire dai servizi attivi sul territorio. Sportelli, centri, luoghi di accoglienza, di ascolto, politiche di uguaglianza dei diritti, ad esempio il registro anche delle unioni di fatto e tantissime altre cose che si fanno poi quotidianamente sul territorio, dalla delibera sulla costituzione di parte civile per ogni episodio di violenza, il cosiddetto femminicidio, quindi il comune è impegnato in prima linea con tutti i suoi assessori, con tutti i suoi uffici e con una distribuzione capillare di centri messi in rete nelle varie municipalità. Casa Fiorinda è l'unica casa per donne maltrattate voluta dal Comune di Napoli sul territorio napoletano e mi piace sempre ricordarlo, Fiorinda è un bene sottratto alla Camorra che è stato restituito alla società sotto forma di casa per donne maltrattate. In questi 2 anni e mezzo di lavoro nell'ambito di Casa Fiorinda abbiamo accolto circa 50 persone, 50 donne sole o con bambini che chiedevano protezione per sé e per i loro figli da situazioni di violenza, violenza non solo fisica, in molte occasioni anche violenza psicologica, vessazioni, umiliazioni, segregazioni, per parlare anche però di violenza economica. Molto spesso in questi 2 anni e mezzo le donne ci hanno raccontato di controllo dello stipendio, in alcune occasioni impossibilità di lavoro, per non parlare ovviamente di tutte quante le situazioni di maltrattamento fisico e di quante volte le donne si sono rivolte a noi chiedendo protezione ancora con gli ematomi addosso. La giornata di riflessione contro la violenza sulle donne coinvolge nella sala dei baroni anche tanti studenti. La lotta al femminicidio va fatta con la cultura dell'uguaglianza e del rispetto, da diffondere prima di tutto tra i giovani. Non riguarda soltanto le donne, riguarda gli uomini, riguarda le famiglie e noi dobbiamo riuscire culturalmente, ma anche come istituzioni, come cittadini privati, ad ascoltare, a dare voce e assumerci delle responsabilità. A volte dimentichiamo anche che essere testimoni di violenza ci impone denunciare, la denuncia è fondamentale. C'è un'esigenza fortissima di mettere a sistema ciò che c'è, di far sì che gli attori si parlino, di dare delle linee guida che possano costituire, come dire, una sorta di protocollo di intervento che aiuti le donne quantomeno a non subire quella che noi chiamiamo la violenza di secondo grado, che è quella che le donne subiscono nel momento in cui denunciano le violenze. Le manifestazioni proseguono nel pomeriggio con il flash mob organizzato da CGL, CISL e UIL presso la Galleria Umberto I, poi la serata conclusiva in programma al San Carlo con lo spettacolo di Laura Angiulli in omaggio a Franca Rame.